Ben ritrovati al nostro spazio in diretta che precede il telegiornale dell'ora di pranzo, quello delle 13:20. Vaccinazioni, le ultime novità. A fianco invece c'è il nostro numero di telefono per intervenire allo 040 31 39 93 per le vostre domande in questo quarto d'ora circa di diretta, anche aperto ovviamente a domande, commenti e segnalazioni. Dunque, perché questo titolo delle ultime vaccinazioni? Perché oltre all'arrivo, come leggiamo dal Messaggero Veneto nella sua veste online, oltre all'arrivo di ulteriori dosi di vaccino, in questo caso parliamo di Johnson & Johnson, in Friuli Venezia Giulia, infatti le prime 3.500 dosi, come funziona e a chi verrà somministrato all'interno dell'articolo del Messaggero Veneto, parliamo anche di vaccinazioni domiciliari. Perché? Perché è arrivata pochi minuti fa una nota da parte dell'azienda sanitaria che ci spiega un po' anche il potenziamento di questo servizio di vaccinazione domiciliare. Allora, leggiamo la nota della SUGI, la quale informa che i distretti stanno programmando sedute intensive e vaccinazioni domiciliari, avvalendosi sia di medici distretturali che di 70 medici di medicina generale e medici USCA che hanno aderito alla campagna e sono disponibili a vaccinare a domicilio. Qui invece siamo all'interno del piccolo, ma c'entra poco in questo momento. Le vaccinazioni a domicilio sono già iniziate a febbraio, partendo dai pazienti in assistenza domiciliare, quelli non trasportabili, in parallelo alle vaccinazioni nelle strutture residenziali per anziani e disabili, ora completate anche per i soggetti che si erano contagiati nei primi mesi del 2021. Nelle prossime settimane, informa la SUGI, il personale dei distretti telefonerà direttamente all'utenza, fissando gli appuntamenti per le vaccinazioni domiciliari. Lo stesso verrà fatto dai medici di medicina generale che hanno dato adesione alla vaccinazione domiciliare, che stanno contattando i propri assistiti e programmando le vaccinazioni per coloro che rientrano nelle categorie per le quali è prevista la vaccinazione proprio a domicilio. Per le persone già prese in carico dell'assistenza distrettuale su valutazione del distretto vengono effettuate anche vaccinazioni in prossimità delle sedi distrettuali allo scopo di ridurre al minimo gli spostamenti. Si utilizzano anche questi luoghi. Proprio i distretti. Al fine quindi di accelerare la vaccinazione degli over 80, il call center di Asugi ha già contattato più di 600 persone negli ultimi 4 giorni per verificare la necessità della vaccinazione a domicilio e la possibilità di utilizzare il trasporto protetto, che è un'altra delle modalità di aiuto alle persone che hanno più difficoltà a muoversi da casa. Trasporto accessibile a chi deve vaccinarsi è una limitazione funzionale anche attraverso un'iniziativa Trasporto facile che risponde all'800 007 800. Per ulteriori informazioni su tutte le vaccinazioni domiciliari è possibile ora contattare anche il proprio medico di famiglia, oltre che il punto unico del distretto di residenza. Presso le sedi del triage dei distretti è anche possibile ritirare in forma cartacea il consenso e la scheda anamnestica da compilare prima di ogni vaccinazione. In merito alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, finora sono state effettuate 66.000 prime dosi di vaccino, raggiungendo circa il 20% della popolazione di riferimento. Attualmente in Asugi vengono somministrate 1.800 dosi di vaccino al giorno. L'organizzazione in atto ha lo scopo di raggiungere fino a 6.000 somministrazioni al giorno. Questo è uno degli obiettivi che sono state impostate all'interno del territorio della SUGI, in modo tale che si possa poi raggiungere, quando ci sarà il goal, l'obiettivo di accelerare con tutte le vaccinazioni, chiaramente con anche le categorie che aprono alla possibilità di arrivare a toccare proprio determinate categorie e fasce d'età, anche la quota che si è impostata il governo, quella delle 500.000 al giorno, che poi suddivise per regione, sappiamo in Friuli, Venezia e Giulia dovrebbero arrivare circa 10.000, obiettivo raggiungibile. Intanto, in parallelo, leggiamo un'altra notizia, però lo facciamo dall'agenzia AGI: gli anticorpi monoclonali sono la possibile cura per il Covid, perché parliamo sì di vaccini, ma anche di cure per chi il virus l'ha già preso e ha anche avuto un aggravio della propria situazione clinica, da quelli della Lilly al cocktail somministrato anche a Donald Trump, passando per la via italiana di Toscan Life Science. Una panoramica all'interno di questo articolo dell'agenzia AGI
Agenzia Italia, Agenzia Italia, che scrive: curare il Covid con farmaci ad hoc in grado di attivare il sistema immunitario contro il coronavirus e di prevenire le forme più gravi. Il sogno dei medici di tutto il mondo potrebbe concretizzarsi, ma il condizionale è ancora d'obbligo con gli anticorpi monoclonali. Sono circa una quindicina i gruppi di ricerca che in tutto il mondo stanno lavorando allo sviluppo di anticorpi efficaci contro Covid-19, ma solo pochi hanno raggiunto una fase più o meno avanzata. E due, in particolare il cocktail della Regeneron e il farmaco di Eli Lilly sono gli unici in commercio. Qui una panoramica della situazione nel mondo, con anche poi quelle che sono le, inutile che lo leggo tutto, è piuttosto lungo e articolato, quelle che sono le ricerche in tal senso. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Prego. Volevo un chiarimento. Io ho fatto la vaccinazione la scorsa settimana in Portovecchio nella fascia 75-79, però ho sentito che le altre tipi, ho fatto l'AstraZeneca, ho sentito che dopo 20 giorni o un mese si fa la seconda richiamo per gli altri vaccini, Pfizer e Moderna. Però a me mi hanno dato appena per il 26 giugno, Sì. è Sì, normale? è normale, sì. È normale Ah, ecco, perché perché io ho sì. guardato dopo essere uscita e mi sono meravigliata più di 2 mesi da Sì, aspettare. è normale, ci sono dei vaccini che richiedono una seconda iniezione dopo 2 o 3 settimane, altri come l'AstraZeneca invece che prevedono che debbano passare più settimane. È fatto così il Ah. vaccino e quindi è normale. Ho capito, allora la ringrazio. Ancora una Grazie piccola informazione, ho a lei. Sì. sentito che questa settimana c'è un numero 0434-2235-22 per prendere appuntamento per visite specialistiche, cardiologiche, neurologiche. E a questo numero posso, che c'è anche la sinologia scritta, si può telefonare per solo una visita o comprende anche la mammografia? Questo non glielo so dire, io credo che però nel momento in cui lei telefoni a questo numero, magari le sanno loro dire quale contatto dovrà utilizzare. Ho capito, la ringrazio. Grazie a Comunque lei, la mattina trovo grazie. sempre per gli appuntamenti, no? Sì, certo, sì. Grazie, Grazie buona giornata, grazie. Il numero che vedete per la prenotazione del vaccino, credo che poi altre informazioni eventualmente si possono domandare a questo numero, ma poi sia più corretto che si utilizzino i canali di riferimento per andare dritti nell'ospedale o nel reparto o nell'azienda sanitaria di cui si ha bisogno per ulteriori informazioni su altro tipo di trattamento sanitario. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Nardo, buongiorno Giovanna. Buongiorno Giovanna, Volevo prego. chiedere una gentilezza. Allora mi ho fatto un appuntamento l'11 aprile, Sì. per il 4 maggio. Mi Sì. replica gentilmente il scopo, se mi può dare prima, perché io devo essere operata al ginocchio. Metto signora a prenderlo o lasciare, questa bolla mi dai. Allora mi domando, sono con le stampelle, mi devo c'ho un taxi, andare al centro dinamico là e pagare 52 euro, ma che pare giusto? Cosa vuole che le dica, signora? Ma non la puoi mettere maggiore? No, pesa 80 anni, non ha 80 anni lei. Ma che discorsi sono questi? Guardi, io glielo posso spiegare, non vado a Grazie, commentarlo, non vado a Bernardo. commentarlo perché non ci mancherebbe, però la spiegazione sta nel fatto che hanno identificato dei luoghi e delle fasce di età per fare in modo che l'organizzazione sia abbastanza lineare anche per chi deve poi lavorare all'interno di questi centri. Sì. Io credo, ma questo ripeto, lo prenda anche come spiegazione esterna da chi sente il suo racconto e vede come funziona la macchina. Se la struttura dovesse derogare a lei, al secondo, al terzo, al quarto, diventerebbe tutto molto più caotico, capisce cosa intendo No, beh, dire? logico, sì, Quindi no, no. Allora, per carità, io credo che la sono d'accordo su rigidità. questo che la dici lei, Prego. però chiedo, sono con le stampelle, ma perché devo andare fino al centro della dinamico là? Quando te ne puoi fare il maggiore? Questo l'ho inteso, non so perché, le ripeto, non so i motivi specifici tecnici, io credo che sia più una questione organizzativa, cioè se dopo dicono di sì a lei devono dire sì a tutti e quindi diventa poi,
si intasa una zona, non si intasa un'altra, io credo che sia per questo, Sì, però ma non le ripeto. dico che quella dei 70 ha meno problemi di quella dei 80, No, perché no, non credo no. che saranno tutti con le stampelle a 80 anni. Ma no, assolutamente, No, assolutamente. 15 anni di meno, però so con le stampelle, Assolutamente, per però dire, insomma, per credo che fare un'idea. gli L'ho pregata spazi. proprio per necessità, Credo che gli visto che spazi. mi ha già telefonato il medico due volte, vuoi rimandare l'intervento per questo vaccino. A un certo punto, boh, diciamo, lo cancello e via, arrivederci, grazie. Beh, se lei ha. Guarda, io le consiglio di tenerlo l'appuntamento, perché se lo cancella poi andrà molto più lontana nel tempo. Se lei ci tiene a farlo, è meglio che Ma sì. ascolti, no, che te ne parlo, sì, sicuramente sì, Bernardo, ma siccome avevo il Covid a gennaio, a un certo punto lo sa. Questo sta a lei, questo sta a Ma lei. la ringrazio, Bernardo. Grazie a lei, buona giornata. Grazie a lei, Grazie. grazie, buona giornata. Guardi, io le dicevo perché gli spazi del maggiore sono minori rispetto a quello della centrale idrodinamica, ovviamente non gli spazi dell'intero ospedale, ma quelli dedicati a, perché la centrale idrodinamica è stata fatta apposta per fare in modo che ci fosse un flusso abbondante di persone senza creare problemi. Nel momento in cui si vanno a creare situazioni di eccezione, poi se lo si fa per uno, lo si fa per tutti e cominciano a essere tante le eccezioni che si spostano da un punto all'altro, probabilmente mettendolo in difficoltà. Credo che possa essere una risposta, però ripeto, non ho la certezza perché questo è un caso specifico a cui non ho avuto uno storico e quindi una risposta da parte di chi ha la competenza di organizzare questa macchina. Anche piuttosto complessa di appuntamenti per i vaccini. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, Prego. sono Marina. Io volevo un paio di indicazioni. Voi avevate detto tempo addietro che per gli invalidi faranno i taxi gratuiti. Era una proposta, sì. Io sto chiedendo, perché ho un marito che ha la legge 104, sto chiedendo ai tassametristi dicono che non sanno ancora niente. E sto pagando i taxi comunque normalmente. Sì, guardi, questa era una proposta, se non sbaglio, che partiva da un gruppo consigliere regionale, se non mi ricordo male, di Fratelli d'Italia, che chiedeva proprio l'introduzione di bonus taxi per le persone fragili o comunque invalide in Friuli Venezia Giulia. Proposta che adesso la sto cercando, ma vado intanto a memoria. Dovrebbe essere partita a gennaio, Sì. cui però, diciamo, effettiva messa in atto ancora non è stata Infatti lo resa sto nota. chiedendo, nessuno sa niente. Ma guardi, sì. Era quello che volevo chiedervi, se potevate informarmi Noi come possiamo, procede, se sì. l'avremo, se non l'avremo. Guardi, noi possiamo fare un passaggio attraverso i proponenti, che se non sbaglio sono il gruppo consigliere regionale dei Fratelli d'Italia. Possiamo chiedere al capogruppo Claudio Giacomelli se ci sono novità su questa proposta che hanno lanciato loro e se ci sono novità quando entrerà in vigore. Questo senz'altro. Mi fa una cortesia. Poi volevo chiedergli anche un'altra cosa. Prego. Purtroppo la Trieste Trasporti, perché io mi sposto anche, sono invalida ma riesco, prendo anche la corriera, mi sono resa conto nelle varie fermate che non ci sono gli orari, per cui uno non sa neanche regolarsi, non lo so se hanno finito la carta o addirittura proprio non c'è niente. Ok, E sì, ho se lo presente. possono in qualche maniera ovviare questa cosa, perché uno magari arriva e vede quale corriera arriva prima per fare le cose, Signora, no? Voglio mi faccia un esempio così glielo diciamo direttamente all'azienda. In che fermata lei non dire. trova gli orari? Me In tantissime, in ne tantissime. dica una almeno, dai. Ad esempio, qua dopo Piazzale Valmaura c'è la Sì. fermata anche della 48. E non c'è Ok. l'orario, tanto per dire, l'ho presa ieri, ma non sapevo quando arriva. Ci Ok. sono tante, anche doppie qualche volta, ma non ci sono tutte, ecco, non sono nella bacheca, non ci sono tutte le linee e in qualche bacheca proprio non esistono. Ok. Una anche in via Ghega ho visto, è completamente vuota. Ok. Ok, faremo presente all'azienda se ci sono novità Ecco, anche su sì, questo. cioè,
perché se ci aiutiamo magari andiamo avanti meglio, no? Certo, senz'altro. Io la ringrazio sempre. Grazie molto a lei. Gentile, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Intanto sto mandando un messaggio proprio al consigliere Giacomelli per capire questa proposta dei taxi che fine ha fatto. Ancora una telefonata, credo che abbiamo il tempo di sentirla. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, io vorrei dare un suggerimento. Sì. Quando date tutti i dati del Covid, delle percentuali, eccetera, perché non date anche i numeri delle vaccinazioni, di tutte quante le percentuali? Questa era la mia domanda. Cioè le percentuali della giornata? Sì, le percentuali della giornata, come date quelle del Covid. Cioè quanti sono stati i vaccini oggi, per dire? Esattamente. Ok. Guardi, noi questo dato non ce l'abbiamo quotidianamente, al contrario di quello del Covid, e anche in questo caso potremmo fare richiesta alla regione o chi per la regione, credo l'azienda sanitaria segue, se può fornirci questo dato. Noi comunque non lo divulghiamo perché non ce l'abbiamo, non perché non vogliamo, ecco, vorrei che fosse anche questo un dettaglio da tenere presente. Mentre il bollettino Covid viene diramato ogni giorno attorno alle 15:30-16 e quindi quello è sempre disponibile. Quell'altro dato che lei richiede non ce l'abbiamo, non viene divulgato quotidianamente, ma ne potremo fare eventualmente richiesta. Va bene, la ringrazio molto. A lei, grazie. Buongiorno. Buona giornata. Allora, intanto mi rivedo un attimo l'orario nostro, ancora 2 minuti. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? No. Buongiorno? No. Ok, allora in questo minuto e mezzo che ci separa dalla pubblicità, abbiamo letto poco fa della vaccinazione domiciliare, che è un'altra delle richieste che c'era stata inoltrata anche questa mattina nel corso della diretta. Velocemente con una telefonata, buongiorno. Pronto? Niente, ha cambiato idea. Oh, allora, niente, ci fermeremo tra poco per la pubblicità. Nel frattempo avevamo visto in velocità la prima pagina del Piccolo, che riprende altre notizie, anche la cronaca, ma che vedremo tra poco nel corso del nostro telegiornale. Le altre novità sulle vaccinazioni le scopriremo anche nel corso, più che novità, spiegazioni anche, nel corso del telegiornale, perché questa mattina con Gianluca Paladini siamo stati al centro di vaccinazione della centrale idrodinamica in Porto Vecchio, dove assieme al dottor Patussi abbiamo fatto luce su alcuni aspetti che sono fra le domande anche frequenti in questo periodo che i telespettatori e i cittadini si pongono rispetto al siero, ai sieri che vengono utilizzati e a che cosa si può incorrere qualora si volesse rinunciare al proprio appuntamento o chiedere di cambiare vaccino. La spiegazione dopo nel corso del telegiornale. Ora breve pausa, ci vediamo tra poco col telegiornale. Telespettatori, buongiorno, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Grave lutto nel mondo giudiziario triestino. È morta la scorsa notte a soli 59 anni Laura Barresi, giudice della sezione penale del Tribunale di Trieste. Dallo scorso autunno lottava contro una grave malattia. Vediamo. Aveva 59 anni Laura Barresi, giudice della sezione penale del Tribunale di Trieste, morta nella notte a seguito di una grave malattia ai polmoni che l'aveva colpita nell'autunno scorso. I colleghi l'hanno commemorata con una breve cerimonia in tribunale promossa dal presidente Pier Valerio Reinotti. Veramente una collega eccezionale. Noi siamo tutti, avendo lavorato con lei per tanti anni, siamo tutti molto commossi per questa vicenda che dimostra anche anche la forza di carattere per come ha sopportato questa malattia che l'ha colta quando doveva ancora compiere 60 anni. Stimata dai colleghi, Laura Barresi aveva ricoperto tra l'altro gli incarichi di sostituto procuratore nella Procura della Repubblica di Trieste, poi di giudice della sezione penale e successivamente nella sezione GIP e GUP del Palazzo di Giustizia. Al di là degli indiscutibili meriti professionali, c'è anche chi, come il presidente dell'Ordine degli Avvocati, aggiunge con commozione il ricordo personale.
una magistrata molto ma molto attenta, ecco il termine cura lo posso dire, è una persona che ha sempre avuto molta cura del proprio lavoro, quindi rispetto di tutti. A ciò si aggiunge, e sono purtroppo in questo senso in modo disarmante commosso, il ricordo personale, perché io ho conosciuto la dottoressa Barresi quando lei venne al Dante, ero un po' più grandino, quindi si conclude anche con una parte di me che se ne va, un periodo durato più di 40 anni. Cambiamo argomento, escluse ipotesi violente per la morte di padre e figlio scoperti cadaveri venerdì scorso in via Giulia, a diventare sempre più concreta è un'ipotesi del tutto diversa. Sentiamo i dettagli. Esclusa l'ipotesi di un'azione violenta, escluso l'omicidio. Pure l'idea del suicidio tramonta quasi del tutto. La vicenda consumatasi in quell'appartamento al settimo piano di via Giulia 108, dove sono stati scoperti i cadaveri di Sergio e Riccardo Visintin, 82 e 51 anni rispettivamente, sembra delinearsi sempre più come un dramma sociale. Un episodio che, molto probabilmente, potrebbe a breve chiudere il proprio capitolo in sede giudiziaria e invece accendere i riflettori in un improvviso salto dall'ombra del disagio alla luce della cruda verità sulla storia di una famiglia che si era abbandonata agli eventi, consumando l'ultimo triste capitolo di una vita silente, senza acuti, fra le mura di casa. Nonostante l'impossibilità di eseguire gli esami tossicologici, visto l'elevato stato di decomposizione dei corpi, le indagini sembrerebbero escludere l'assunzione di sostanze tossiche, medicinali o antidepressivi, vista la totale assenza di contenitori, pillole o confezioni del genere nell'appartamento. Dunque, esclusa l'ipotesi di una morte per abuso di sostanze. L'ipotesi che sembra stagliarsi in primo piano è quella che Riccardo, il 51enne noto in città per le sue attività letterarie e di giornalista pubblicista, sia morto per primo, forse nel sonno. Il suo corpo si trovava avvolto nelle coperte, a terra, i due peraltro non avevano letti e dormivano al suolo. Il padre, forse colto dalla disperazione per la morte del figlio, potrebbe essere deceduto in seguito di crepacuore. Non si sa esattamente a quando risalgono i decessi, ma le prime analisi sembrano poterli attribuire a un mese e mezzo prima della scoperta, fatta venerdì scorso dagli operai di una ditta che lavora al rifacimento della facciata del palazzo. Un'altra notizia di cronaca giudiziaria con le ultime novità sul processo Meran, il dominicano che uccise i due agenti di polizia Rotta e De Menego nella questura di Trieste il 4 ottobre 2019. Ruota ancora tutto attorno alla capacità di intendere e volere di Alejandro Augusto Stefan Meran nel processo per l'omicidio dei due poliziotti avvenuto negli uffici della questura il 4 ottobre 2019. Il GIP Massimo Tomassini, dopo l'ultimo rinvio, ha fissato l'udienza il 10 maggio prossimo per concedere ai periti di concludere gli ulteriori accertamenti richiesti, ossia stabilire la capacità di partecipazione cosciente al processo, visto il recente peggioramento delle condizioni psicofisiche dell'imputato, che hanno richiesto dal 30 gennaio al 19 febbraio scorso un trattamento sanitario obbligatorio. Gli esperti incaricati dal giudice hanno fissato per il prossimo 17 aprile in carcere a Verona un ulteriore colloquio con Meran. Le parti saranno collegate da remoto per rispettare le norme anti-Covid, per stabilire la sua attuale capacità di stare nel processo. Meran, le cui condizioni di salute sono peggiorate, è un paziente da curare in una struttura idonea piuttosto che un indagato da tenere in carcere, continuano a sostenere gli avvocati del trentenne di Santo Domingo. Per contro, c'è l'evidente e insopprimibile necessità di avere giustizia da parte delle famiglie di Pierluigi Rotta e Matteo De Menego, i due agenti nell'esercizio delle loro funzioni uccisi dal Meran a colpi di pistola dopo aver sottratto le armi di servizio. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale. In linea per noi l'ispettore capo Luisa Mastracchio, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Guardi, per la giornata, la mattina è passata, così ci hanno riferito i colleghi del turno smontante, è stata una mattina abbastanza impegnativa, ci sono stati comunque dei segnali stradali su veicoli in sosta, causa chiaramente il vento, un cornicione pericolante in largo barriera appunto con intervento anche dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda il momento attuale, le posso riferire che si sta predisponendo la chiusura al transito veicolare della strada per i campi da golf causa presenza di pozze d'acqua in carreggiata, quindi attualmente i nostri colleghi al lavoro con la ditta per quanto riguarda la predisposizione della chiusura.
Ok. Altre cose, guardi, per il momento nulla da segnalare. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. Altrettanto lei, salve, buongiorno. Grazie, buona giornata. Nel prossimo servizio invece una serie di notizie di cronaca, fra cui un ordine di carcerazione a un trentenne che nel 2016 aveva distrutto l'automobile dell'ex fidanzata, un festino illegale da parte di sei giovani in un alloggio ATER nel rione di Ponziana e le ultime novità sul fronte dei lavori stradali del Comune di Trieste. I carabinieri della compagnia di Aurisina hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime domiciliare nei confronti di un trentenne di origini monfalconesi residente in provincia di Trieste. Il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Gorizia relativo a una condanna per un episodio piuttosto concitato avvenuto a Monfalcone nel novembre del 2016, dove l'uomo, in preda alla gelosia e ai fumi dell'alcol, aveva distrutto l'auto dell'ex compagna squarciandole i pneumatici con un coltello e sfondando i vetri a colpi di piccone. Solo l'intervento delle forze dell'ordine era riuscito a placarlo. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri che lo hanno sottoposto alla misura detentiva presso la sua abitazione nel comune di Duino Aurisina, dove sconterà una pena di 5 mesi. L'appartamento del nonno è divenuto luogo per un festino illegale di un gruppo di giovani. Ieri pomeriggio il nucleo interventi speciali della polizia locale è intervenuto in un alloggio ATER a Ponziana su richiesta di un inquilino. Gli agenti hanno individuato alcuni giovani che si erano ritrovati nell'appartamento al primo piano dello stabile per trascorrere insieme la serata. Appartamento che risulterebbe assegnato al nonno di una delle persone identificate, nonno assente in quel momento. Dopo l'identificazione i giovani sono stati sanzionati e fatti sgomberare, 6 in totale le sanzioni elevate ai ragazzi per la violazione delle norme anti-Covid-19. Si tratta di 5 minorenni, con sanzione che verrà quindi notificata ai genitori, e un maggiorenne. Gli operatori della polizia locale verificheranno presso l'ATER anche l'effettiva assegnazione dell'appartamento. Il Comune di Trieste ha avviato e farà partire a breve una serie di interventi di asfaltatura e rifacimento del manto stradale. Nel dettaglio sono già partiti i lavori della bretella che collega Largo Città di Santos, davanti la Sala Tripkovic, a Largo Duca degli Abruzzi, uscita a Molo Quarto. Successivamente saranno messi in sicurezza alcuni tratti in cattive condizioni lungo la corsia in discesa di via Marchesetti, tra via Gridelli e via Archi, prevedendo la temporanea istituzione di un senso unico alternato. Dalla prossima settimana inizieranno invece i lavori in via Capodistria, per i quali si prevede una durata di 5 giorni lavorativi. Avanti, e andiamo a parlare in questo caso invece di Covid-19, in particolare al centro vaccinale del Porto Vecchio, dove questa mattina abbiamo dato sfogo alle domande più frequenti dei cittadini proprio in merito alle vaccinazioni. Tra possibili dubbi e incertezze hanno risposto i medici con noi sul posto. Se rifiuto il vaccino, cosa succede? Posso scegliere a che tipologia accedere? Se ho meno di 60 anni ho fatto la prima dose, mi verrà garantita la seconda? Queste le domande frequenti dei cittadini che sono pervenute anche oggi durante la trasmissione Sveglia Trieste, quesiti a cui hanno risposto i medici al centro vaccinale di Porto Vecchio. Una delle domande poste più di frequente è sicuramente di poter effettuare la scelta sul vaccino. Le persone vengono e hanno delle preferenze, però ci sono delle regole precise. Cioè alcuni vaccini, e ce ne sono meno sostanzialmente, sono dedicati alle persone estremamente vulnerabili, in questo caso Moderna o Pfizer, assieme a un altro gruppo di persone che ha, diciamo, delle categorie particolari. Chi non rientra in questi criteri avrà un vaccino diverso ma altrettanto efficace. Dunque, cosa succede se al centro vaccinale mi sorgono dei dubbi e dichiaro di non voler procedere? Si prende la persona e si fa un'operazione di counseling, cioè si discute sui pro, sui contro, eccetera. Alla fine di tutta la mia esperienza qua solo una persona ha rinunciato al vaccino. Dopo aver discusso, valutato i pro e i contro. Si va in coda in quel caso? Vanno in coda. Alcuni che hanno già ricevuto la prima dose ma hanno meno di 60 anni chiedono se viene garantito il richiamo e se avviene con lo stesso vaccino oppure no. Domanda a cui hanno risposto entrambi gli specialisti. Chi ha ricevuto la prima dose riceverà la seconda. Può darsi che fra 20 giorni, un mese ci sia un indirizzo a livello europeo per cui si... o per carenza di vaccini oppure perché da un punto di vista medico è stato valutato che sia altrettanto efficace se non di più, che sia data indicazione di fare un altro tipo di vaccino. Però allo stato attuale noi seguiamo quelle che sono le evidenze. Infine la questione relativa all'efficacia del vaccino, cioè dopo quanto tempo devo vaccinarmi di nuovo per rimanere tutelato? Si pensa che questa immunizzazione possa durare intorno agli 8-9 mesi, anche se sulle schede, sulla scheda tecnica di alcuni vaccini vengono riportate le informazioni più prudenziali
che sono state indicate al momento della registrazione, cioè anche solo 2 mesi. In realtà, man mano che il vaccino viene utilizzato nel tempo, si può, viene valutato, ci sono gli studi in corso, si potrà dare delle risposte sul periodo nel quale si è immunizzati col vaccino e quindi si può prevedere poi un richiamo a distanza di tempo. Vediamo più in generale come è andata l'organizzazione questa mattina, organizzazione che prosegue già da molte settimane e che sta mettendo a punto ogni aspetto delle agende di prenotazione per il vaccino. Buongiorno. Un vero e proprio tour nel centro vaccinale in centrale idrodinamica per la troupe di Tele4 stamattina. Un modo per documentare dall'interno l'organizzazione per le vaccinazioni delle persone dai 60 anni in su. Superato il pre-triage al centro congressi si entra in idrodinamica e si procede con il lavaggio delle mani e la misurazione della temperatura. Qui è la postazione dove le persone si fermano, attendono che vengano chiamate al triage. Qui è la postazione di triage dove i medici controllano la documentazione, valutano, parlano con la persona e decidono la tipologia di vaccino in base alle categorie che si possono vaccinare. Fanno firmare alla persona il consenso, firmano e inviano la persona alla sala vaccini o alla postazione del medico di seduta per ulteriori colloqui o accertamenti. Ed eccoci dai medici di seduta che svolgono un'importantissima funzione: rassicurare chi ha salito dei dubbi sul vaccino che dovrà fare e spiegare come funziona. C'è una forma di counseling e discussione con il paziente in modo da chiarire il tipo di vaccino che deve fare. Ci sono sicuramente persone che magari devono essere in qualche modo rassicurate sul tipo di vaccino che devono fare, hanno bisogno di chiarimenti, alcune insistono per fare un vaccino o l'altro, ma poi si trova sempre un modo per essere vicini alle persone. Ci sono anche i volontari della Croce Rossa a dare una mano, soprattutto alle persone che hanno bisogno di assistenza. Accompagnamento delle persone che non sono abili. Signora, buongiorno, saluto anche lei. Come procede in questa giornata? È in attesa del vaccino? Sì. Che vaccino farà? Astra. Pfizer. Da quanto sta aspettando più o meno? Come funziona? Tanto. Andando, non ho aspettato molto. Si procede con la vaccinazione, dopodiché un'attesa di 15-20 minuti per assicurarsi che non ci siano immediati effetti collaterali nei pazienti. Infine la prenotazione per la seconda dose prima di uscire dal centro. Appena fatto. È contenta? Spero che vada tutto bene. Finalmente che si esca da questo incubo. Infine. Finalmente si è fatto tutto. L'AstraZeneca. Ha aspettato molto? Beh, è il mio turno. Organizzazione buona comunque. Sì. Efficiente, efficiente. Pagina meteo con la situazione generale: una depressione sul nord Europa scende verso il Mediterraneo e fa fluire correnti settentrionali fredde sull'Italia. Oggi cielo coperto, di notte e di mattina precipitazioni diffuse, in genere intense e anche temporalesche su pianura e costa. Neve oltre i 300-400 metri circa, soffierà vento sostenuto da nord o nord-est con qualche raffica più forte e sia di notte che al mattino. Dal pomeriggio precipitazioni cesseranno e il vento tenderà ad attenuarsi. Temperature minime 3-5 gradi, massime 6-9 gradi centigradi. Per domani invece al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con vento moderato da nord, in quota possibili locali gelate notturne anche in pianura. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, restate con noi, buona giornata, arrivederci.